Allora, scusate, sono un po' troppo alto. Allora, io sono Massimo Vitti della RSA CGL della K8 Rive di Empoli, curva che girano qui per Empoli. Poi ho anche l'onore, l'onere di essere il presidente della Casa del Popolo di Pozzano. Io vorrei chiedere a Dusca alcune cose. Preso atto che un sindaco, anche se della città di riferimento di una certa zona ampia come può essere la Valdezza, non ha il potere di cambiare gli indirizzi nazionali, anche se in Italia abbiamo un sindaco che fa il presidente del consiglio, un combutto, un pregiudicato, non affreni per arginare la sua ambizione. Questo credo sia lontano dai propositi di Dusca. Vorrei chiedere però alla candidata sindaco che si adoperi per unire le forze dei comuni del circondario, affinché situazioni tipo la Falaschi, che è un'azienda praticamente sconosciuta, ma è roba da 600 dipendenti, più di 500 autobus in tutta Italia, che è fallita, insomma, situazioni come quella qui nella nostra zona non si devono ripetere. Dove la miopia dei sindaci, che non sono riusciti a coordinarsi per gestire un servizio, hanno portato alla perdita dei posti di lavoro e a situazioni di estremo disagio, potrei dire anche di pericolo, per lavoratori ed utenti. Ultimamente, ora questo non me l'ero scritto, ho visto che c'è anche un'altra situazione nella scuola, quella degli appalti storici. Anche qui, dopo 25 anni, credo che le donne che i servizi di pulizia delle scuole sono stati prima appaltati, dopo 25 anni si vedono i risultati. Donne sfruttate e scuole sudici. Questo è il risultato. Riguardo a questo, siamo alla vigilia, forse molti non lo sanno questo, siamo alla vigilia della gara regionale del TPL, di trasporto pubblico locale. Il bando di gara è già uscito e il trasporto su gomma sarà gestito da un'unica azienda per tutta la Toscana. Sarà questa la gara in valore assoluto più ricca d'Europa. Credo che nel prossimo futuro anche i rifiuti saranno gestiti a livello regionale, quindi con un'altra gara enorme. Ed è per questo che chiedo a Dusca di lavorare in direzione di una unificazione dei comuni. Perché per avere voce in capitolo su questi temi bisogna che le forze in campo siano equilibrate. Non può un comune come Empoli controbattere un'azienda mastodonte che gestisce centinaia di milioni di euro, secondo me. Vorrei anche ricordare a Dusca, dato che anche il comune di Empoli finanzia il servizio TPL, vorrei ricordargli che questo servizio è essenziale per gli utenti che vivono in situazioni di disagio economico. È infatti l'unico modo per recarsi sul luogo di un possibile lavoro. Senza bus per molti, e purtroppo gli utenti di questo tipo aumentano tutti i giorni, non potrebbero recarsi al lavoro, in quanto non hanno le possibilità economiche di gestire un veicolo privato. A conferma di questo basti verificare quanti veicoli girano sulle nostre strade senza il tagliandino dell'assicurazione, cioè scaduto, sono più di 30%, perché non c'è soldi per pagarla. Una gestione di questo tipo di servizi a livello intercomunale porterebbe efficienza e risparmi, tanti risparmi. Poi vorrei anche parlare a Dusca di un'altra cosa, dato che ho l'onore, come ho detto prima, e l'onere di essere il presidente della Casa del Popolo di Pozzale. Vorrei chiedere al candidato sindaco attenzione per i servizi offerti dai nostri sodalizi. In molti casi si sostituiscono in maniera gratuita alle mancanze dei comuni. Parlo di doposcuola, parlo di socialità per gli anziani, ginnastica per gli anziani. Sono decine i servizi che riusciamo a dare senza o con pochissimo senza contributi. Per ringraziarsi di questo nostro operario abbiamo avuto solo aumenti di tasse e oneri burocratici. L'ultimo in ordine di tempo e di importanza è l'aumento della tariffa della raccolta rifiuti, che da noi, parlo del nostro caso, è aumentato del 1000%, da 750 euro
siamo oltre 7.000, sembra il 1000%. E Natales, che nel nostro caso, sempre io parlo a Casa del Popolo Pozzale, sono più di 3.300 euro che noi troviamo col volontariato, lavoro gratuito, tutti di quello che dicevo prima. Ed io credo anche però che dietro a questo ci sia soprattutto la voglia di sentire una voce critica verso le amministrazioni locali e la politica nazionale. Una voce che, nascendo dalla discussione tra le persone, può essere pericolosa per gli ambiziosi e assetati di potere, mentre una ricchezza per chi vuole amministrare bene una città ascoltando i cittadini. Grazie.